Un affettuosissimo saluto a tutti voi, grazie per questa calorosa accoglienza. E poi ci tengo personalmente ad una sottolineatura. Io sono venuto in Puglia, sono venuto a Bari, sono venuto a Lecce a supportare degli amici pagando io il viaggio. Non sono venuto a spese del Ministero, sono qua come un privato cittadino e questo ci tengo a sottolinearlo perché credo che sia giusto che quando uno non va a visitare una scuola, tra l'altro sono andato anche a visitare un ITS perché mi faceva piacere visitare un'eccellenza del sistema formativo pugliese, ma ho voluto venire pagando io l'aereo, perché credo che questa sia una testimonianza concreta di come uno può fare politica insieme con i cittadini, ma senza coinvolgere necessariamente i soldi pubblici. E questa è una prima sottolineatura. La seconda sottolineatura è che amo sinceramente la Puglia. Lo dissi quando presentammo proprio in questa regione e volli che iniziasse proprio in Puglia, qui a Lecce, il tour di Scuola Futura. Perché la Puglia ritengo che sia una delle regioni d'Italia che abbia le più straordinarie potenzialità per essere un pilastro della nostra nazione. Bisogna investire nella scuola. Bisogna dare entusiasmo ai giovani pugliesi, bisogna ridare fiducia e autorevolezza a chi lavora nella scuola e bisogna ovviamente avere una strategia, che è quella che spesso è mancata ai governi precedenti. E allora voglio iniziare proprio da qua, da Agenda Sud, perché questo è stato il primo governo e io sono stato il primo ministro che ha voluto una strategia per riunire l'Italia, e lo dico proprio oggi, per riunire l'Italia dal punto di vista della formazione, per dare un'opportunità a tutti i nostri giovani, a prescindere dal luogo dove vivono. 325 milioni di euro per il Mezzogiorno. Tutte le scuole elementari della Puglia, molte scuole superiori della Puglia. In provincia di Lecce, Agenda Sud ha investito qualcosa come circa 8 milioni di euro. In 10 punti, più insegnanti, una formazione specialistica per quei docenti coinvolti in quelle scuole attenzionate. Più laboratori, una didattica innovativa in Val Siendire a supporto di quelle scuole, investimento anche nelle famiglie dal punto di vista sociale e psicologico, perché possano convincersi quelle famiglie che non mandano i figli a scuola che rubare il futuro ai propri figli è veramente un delitto, ma prima bisogna incoraggiarle, bisogna convincerle. Bisogna stimolarle a mandare i propri figli a scuola. E poi ci sono anche le sanzioni, perché se uno ripetutamente priva del proprio futuro il proprio figlio, non può pagare soltanto 16 euro di ammenda come era prima, ma deve risponderne penalmente in modo serio. E quindi, dopo che è stato stimolato, incoraggiato, incentivato a mandare i figli a scuola, beh, ci sono anche eventualmente 2 anni di galera per chi manda i figli magari a spacciare, per chi manda i figli a 10 anni in mezzo alla strada, per chi non ha a cuore il futuro dei propri figli. Poi Agenda Sud, vedete, è una straordinaria opportunità. Dicevo prima ai giornalisti, a settembre investirò ulteriori risorse in Agenda Sud, perché sta funzionando benissimo. Perché le prime testimonianze sono testimonianze eccezionali e queste scuole sono state scelte non casualmente, perché è ovvio che non tutto il Mezzogiorno è uguale,
non tutte le scuole del mezzogiorno sono uguali, ci sono scuole che sono eccellenze, altre che hanno bisogno di essere aiutate. E noi paghiamo anche quei docenti che faranno potenziamento extracurricolare per aiutare i ragazzi pugliesi, i ragazzi leccesi, i ragazzi del mezzogiorno, per recuperare nel percorso extracurricolare nelle scuole di Agenda Sud. Insegnanti di matematica, insegnanti di inglese, insegnanti di italiano, abbiamo le risorse per fare anche questo. E abbiamo anche le risorse per personalizzare l'istruzione, per pagare il docente tutor e il docente orientatore. Ora, pensate che nella provincia di Lecce noi abbiamo investito 100 su 199 unità di personale ATA per supportare anche lo svolgimento del PNRR. Anche questo è un dato importante. È stato richiamato prima il tema dell'edilizia scolastica, altro che 2 milioni di euro. Noi abbiamo investito solo per la provincia di Lecce qualcosa come 239 milioni di euro. Da quando io sono ministro abbiamo destinato per l'edilizia scolastica alla provincia di Lecce qualche cosa come 239 milioni di euro. E abbiamo fatto interventi, ben 31 interventi, abbiamo fatto interventi, ben 62 interventi per gli asili, perché anche questo è un altro grosso tema. Noi abbiamo investito anche risorse nazionali, non soltanto risorse PNRR, per dare un'opportunità alle famiglie.